Dopo la spartizione dell'impero a seguito dell'assassinio di Cesare, Marco Antonio partì per l'Oriente, mentre a Roma i suoi interessi venivano portati avanti dal fratello Lucio e dalla moglie Fulvia. Intenzionato a procurarsi appoggi economici e politici, Antonio era assai appassionato di cultura greca e approfittò del viaggio per sostare ad Atene, dove venne chiamato amico dei greci e amico degli ateniesi. Da qui raggiunse l'Asia Minore ed entrò nella città di Efeso con un fastoso corteo, preceduto da donne vestite da baccanti e uomini mascherati da satiri e da Pan, mentre veniva acclamato con il titolo di Dioniso, benefattore e propizio. Giunto a Tarso, in Cilicia, nel sud dell'attuale Turchia, decise di convocare Cleopatra. Per raggiungere Tarso, Cleopatra risalì il fiume Cidno su una barca con la poppa d'oro, vele purpuree e remi d'argento. La regina era distesa sotto un baldacchino bordato d'oro, vestita come Afrodite. Accanto a lei, giovinetti vestiti da Eros le facevano aria con grandi ventagli. Era accompagnata anche da bellissime ancelle, acconciate come Nereidi e Grazie. Per completare questo quadro suggestivo, il suono della musica di vari strumenti, il cui ritmo dava il tempo ai rematori, si univa ai profumi che arrivavano sino alle due sponde del fiume, da cui molte persone ammiravano lo spettacolo. Plutarco racconta che lo stesso Antonio si ritrovò solo nella piazza della città perché tutti erano accorsi ad assistere all'arrivo della regina. Si disse che Afrodite fosse venuta incontro a Dioniso per il bene dell'Asia. Così Antonio e Cleopatra venivano immedesimati nella coppia divina Afrodite Iside e Dioniso Osiride, che garantiva prosperità alla regione. Ciccioli belligeranti, buongiorno e bentornati dal vostro Dictator Lorenz. Attenzione, perché c'è una notizia incredibile. Passaggio del turno, la Dacia ha attaccato il nostro Overlord Antonio, insieme ai bastarni peraltro. Allora, le soluzioni sono due. Noi potremmo approfittare di questa situazione per levarci subito dal gioco di Antonio, oppure joinare la guerra contro un nemico che sì, è potente, perché la Dacia, signori, è potente. In questa Imperator Augustus non parte come monoprovincia, ma è già bella riunita, e mantenere comunque Antonio. Allora, come ho detto nello scorso episodio, la protezione di Antonio, per quanto possa essere invasiva, è comunque estremamente importante per noi. Quindi io entrerei al fianco del nostro alleato. E vai, entriamo al fianco di Antonio, ma non dobbiamo perdere di vista quello che è il nostro obiettivo primario, cioè riunificare la provincia della Cirenaica, se non erro. E attenzione, ulala, anche la Giudea ha dichiarato l'indipendenza. Questo apre scenari apocalittici. Allora, noi iniziamo a portare qua il nostro secondo generale, Ipatos, mentre invece con lei andiamo a far fuori questo tizio qua. 87%, direi che possiamo anche pestarlo alla grandissima in questo modo qua. E accumuliamo delle skill. Bene, molto bene. E ritorniamo, esatto, da questo lato qua. Intanto, allora, questo dignitario possiamo tranquillamente metterlo a lavorare nella zona di Paraitonion, e vedete come già abbiamo in qualche modo ristabilito un ordine pubblico, direi, abbastanza precario. Allora, questi che cosa hanno? Un'armata piena, mentre Augila ha una garrison da 10. Augila, che noi stiamo raidando,
riescono tuttavia a mantenere l'ordine. Questa è una bella rogna, eh. Questo esercito qua non è palesemente in grado di fronteggiare il nemico lì. Allora, segniamo le skill a Cleopatra. Allora, io direi Polis Defender, Wall Breachers, e te do anche le Strategos Spears, così abbiamo sbloccato tutte e tre. Mentre invece per quanto riguarda le abilità di Cleopatra proprio, io andrei subito sul Military Logistician e prenderei subito il Military Conscriptor. Questo per agevolare il processo di replenishment. Perfetto, mettiamoci in risparmio energetico e possiamo passare il turno, ragazzi. Possiamo passare il turno. Situazione particolare, come vi avevo promesso nello scorso episodio, oggi andiamo anche a delineare un po', visti anche gli ultimi avvenimenti come la guerra della Dacia, la dichiarazione di indipendenza da parte della Giudea, quella che sarà la nostra strategia geopolitica nel medio termine. Allora, sicuramente la Giudea potrebbe essere un potenziale territorio di espansione, questo perché la Giudea è singola. La città di Gerusalemme poi è molto ambita e non ha più la protezione di Marco Antonio. Questo potrebbe fare davvero davvero il caso nostro. Allora, noi iniziamo a spostarci in questa provincia qua. Allora, quanto si può muovere questo tizio qui? Io vorrei poter andare con questa qua in avanzata, perché così possiamo raidare durante il prossimo turno. Intanto questa spia ha beccato subito una bella skill e direi che va benissimo. Popolazione oltraggiata in Libia. Perché in Libia la popolazione è oltraggiata, mio signore? Non dovete essere oltraggiati, io vi voglio bene. È zizzula la Libia. 13. Noi potremmo eventualmente esentare dalle tasse la Libia per il momento, per agevolare il replenishment, mentre invece nella provincia di Alexandria noi abbiamo public order più 9 e più 4 di growth per turno, il che va benissimo per noi. Per quanto riguarda le ricerche, noi un turno abbiamo le training reforms, così possiamo anche andare ad upgradare al costo di 3623 tra due turni, perché non abbiamo i soldi a sufficienza. Così adesso, in questo turno che arriva, cambiamo l'editto, andiamo sullo sconto, la nobile filantropia, così ci costano meno gli edifici e possiamo costruire subito il porto. Training reforms, vedi, per esempio adesso abbiamo 3000, andiamo a cambiare, mettiamo in nobile filantropia, qua non costruiamo niente, costruiamo dal prossimo turno, mentre invece qui la Libia potremmo anche, oh ecco, vediamo un po' qua che cosa abbiamo, noi potremmo a questo punto optare per Serapide, che mi dà ordine pubblico. Allora, va bene, facciamo Serapide di qua. Perfetto. Noi adesso iniziamo a spostarci qui con Cleopatra. Tu spostati giusto un filino in avanti e inizia a raidare. Adesso questa città qua probabilmente non avrà più cibo. Faction Storage 13,
Ad Augila però ci sono 163 supply, però gliele stiamo portando via, Glieli stiamo portando via, questo è bene. Io direi potremmo tirare su due di questi qui. Perfetto. Mentre invece come ricerca andrei a fare subito l'intellectual ed hunting, raga. Perché per adesso siamo ancora protetti da potenziali, come si dice, ribellioni da parte della nostra nobiltà. Secessioni, ecco. Ma prima o poi questa protezione andrà via via scemando, quindi iniziamo a portarci avanti, visto che l'ultima campagna che abbiamo fatto con i Galli abbiamo visto come una secessione può veramente metterci in crisi. Qua ci voglio andare con i piedi di piombo, anche perché abbiamo la grossa fortuna di controllare l'Egitto. Attenzione, perché questi vengono fuori, questi vengono fuori. Ribellione imminente in Libia, 2117, adesso andiamo a cambiare. Noi abbiamo già la nobile filantropia, ma non possiamo costruire. Ok, allora. Io direi prenditi tutto, Cleopatra. Esatto. Perfetto. Ottimo, 20 su 20, io direi che te stai continuando a raidare, va benissimo, ci facciamo attaccare, dove diavolo è andata questa qua? Non lo sappiamo, chissà se ci attaccano loro. Allora, la ribellione è scoppiata nella città indietro, se... c'è stato un buon replenishment. Allora, i Blemmi, che sono in guerra con i Medewi, ci danno il patto di non aggressione. Io potrei anche pensare di chiedergli dei soldi. Va bene per adesso. Ci attaccano, infatti. Attaccano Cleopatra, ragazzi. Battaglia incredibile. Hanno i carretti anche loro, Attenzione perché hanno i carretti. E andiamo a combatterla. Andiamo subito a combatterla questa qui. La battaglia di Ammonium. Lei. La Laida. E questo qua è tutto l'esercito dei Nasamoni, ragazzi. Quindi una vittoria qui potrebbe dare il là ad un'avanzata senza troppi problemi. Il rinforzo da dove arriva? Da quel lato qua praticamente. Ok. Allora iniziamo a spostarci di qua. Mettiamo le nostre picche. I lancieri li mettiamo ai lati. Ok. Questi tribesmen. Ok. Allora, in seconda linea mettiamo tutto il tiro, senza esclusione di colpi, control 2, mentre invece per quanto riguarda le cavallerie, li teniamo qua. The battle timer shows how much time is left before the battle ends. The attacker must rout or destroy the defender within the time limit. E scappano. Se c'è, scappano, indietreggiano. Sì. Noi non possiamo neanche correre in realtà. Non possiamo neanche correre.
Perché sul deserto, raga. Allora, io direi tu mi resti qua dietro perché potresti farmi comodo da questo lato. Magari a proteggere un eventuale accerchiamento. Noi invece punteremo duro il lato destro. Punteremo duro il lato destro. Dov'è Cleopatra? È lei, guardala. No, questo non è, questa non è Cleopatra. Questo è Cleopatro. C'ha il pisello. Dov'è Cleopatra? È in questa unità qua, ma non riesco a trovarla. Dopo, quando si riposizionano, andiamo a vederli. Ma quanto sono fighe le texture di Divide Tempera, raga. Che belle. Correre di lì. Correre di lì. Fatevi una corsetta voi. Giù le picche. Cavallerie, voi andate a prendere il loro generale che è su carro. I generali su carro fanno abbastanza schifo. Perfetto. Hanno le picche giù? Sì. Cercate di resistere il più possibile. Il tempo che noi arriviamo a contatto. Ok, attaccare lì. Iniziamo ad arrivare coi carri. Ok. Caricare di lì. Ok, il generale si è impalato sulle picche. Perfetto, tu ti puoi liberare. Ok, caricare qua, caricare qua. Ok. Ok. Ok, Cleopatra. Vai a prendere quelli.
tu hai fatto una bella ranzata. Prendi questi, vieni di qua. Ok, indietreggiate. Tu prendi questi. Ok, attacca questi qua. Attacca questi qua, Cleo. Ok. Avanti, carri. Ok, Cleopatra. Ok, Cleopatra. Arriva. Yes. Carica questi. Avanti, carretti dell'amore! Come mi tridate? Vai, lei, Claudia! Sì, 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 sì. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Avanti Cleopatra, avanti Cleopatra. Avanti Cleopatra, perfetto. Perfetto. Ok. Caricare questi. Cleo, divertiti. Catturare il catturabile. Catturare il catturabile. Perfetto. Avanti, 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 avanti. Dobbiamo farla skillare il prima possibile. Perché purtroppo i carri, ragazzi, sono un'unità... Sono un'unità particolare, fortissimi ma estremamente delicati. Il carro va micrato. Non è l'unità che prendi, tiri contro un'altra unità e la lasci lì a combattere. Il carro non ha capacità di combattimento corpo a corpo, ha solo capacità di carica e di danno durante il pull through. Eh sì, eccoci qua. Allora, direi possiamo fare quit battle. Vittoria eroica, eroica. Yes. Grande vittoria questa qua. E allora da meglia, la priestress skillato. Dunque, allora io direi andiamo a terminare questo tizio qua. Con la Cleocapra. Perfetto. Yes. Molto bene. E adesso si marcia pesante sulla sua capitale. Qui liberiamo. C'è già una skill. Molto bene. Ah, questo qua però sta raidando. Ah, noi abbiamo da parte 6.000, Allora, vediamo un po'. Alessandria. Allora, io direi il porto assolutamente. Poi potremmo anche fare... La fontana, perché la fontana ci dà anche 2 di growth, poi magari per necessità poi dopo in futuro potremmo anche convertirla, ma al momento questa mi serve alla grande. Paraitonion, come messa a livello di garrison? Non troppo bene, Paraitonion non è messa troppo bene. Allora, io direi, facciamo una bella cosa. Noi potremmo reclutare Giorgio. Questa è un'altra donna guerriera. Allora, no, sì, reclutiamo Giorgio. Vienimi fuori di qua.
e inizia a tirare fuori i toxotai giudaici. Perfetto. Tu intanto vai di qua e continua a rubargli il cibo. Allora, qui probabilmente però adesso loro sono tornati in attivo perché hanno perso un'armata piena. Quanta roba. Allora, lo da Meia, perfetto. E in Egitto qua dobbiamo boostare la production proprio a livelli over 9000. Industrialist, e ti prendi anche il tax rate. Questo diventerà un governatore economico, perché più che altro è già stabile. Allora, noi potremmo anche decidere di tassarla adesso questa provincia. Ok. Poi, la casta di Horus è... oh, già è vero, lei. Io direi Rampart Takers, te li prendi. Poi potresti prenderti... ...12 morale durante le battaglie nei nostri territori. Prendiamolo. E qui ti potresti prendere anche... ...Medium Siege Engine. Prenditi Formidable Fighters. Mentre invece per quanto riguarda le sue skill, io opterei per... allora, potremmo fare questo, il Drill Master. Il Drill Master. Potremmo anche boostare la cavalleria in realtà. Bustiamola, perché la nostra cav comunque è forte, quindi renderla ancora più forte potrebbe darci un grosso vantaggio. Passiamo il turno, ragazzi, e vediamo un po' se nel prossimo, con un solo turno, riusciamo ad arrivare ad Augila e ad ingaggiarla. Così almeno archiviamo la pratica Nasamoni una volta per tutte e possiamo anche pensare, perché no, di attaccare la Giudea. Ok, intellectual ed hunting fatto. Loyalty dai partiti poli... No, non ci arriviamo in un turno solo. In un turno solo purtroppo non ci arriviamo. Tu resta lì a raidare. Tu avvicinati. Io ti farei prendere... un altro arciere e un fromboliere. I frombolieri giudei, raga, non sono mica male, eh. Cioè, sono sicuramente meglio dei nostri. 190 di range, 11 di danno al fronte di 965. È vero, quegli egiziani sono 200, ma fanno di uno schifo che... cioè, è imbarazzante. Gli arcieri invece partono già con un 16 di danno. E questo li equipara a livello proprio di danno... non lo so, agli arcieri cretesi o comunque a quella fascia di arcieri buoni, non elitari, ma comunque buoni. E va bene. Yalera chi è? Yalera, mamma 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 mamma, Yalera. Ah, è questa qua. Tu invece di qui devi boostarmi molto probabilmente l'ordine pubblico. Da qui potremmo scendere e farci il mantenimento... e la tax rate. Perfetto. E adesso si va ad attaccare. Yes. Castore, cosa c'è, adorabile? Castore. Ah, scappano così. È tutto di guadagnato. Rally Horseman. Rally Horseman, perché così possiamo... qua abbiamo ancora lo sconto attivato, sì, perfetto. Pigliati un kata.
E tu invece adesso puoi andare ad attaccare. E giù Augila. Questa qua io direi radiamola al suolo. Radiamola al suolo, così ripartiamo da zero. E va bene così. Ok, allora, questa spia possiamo già iniziare. Oh, c'è già l'epido qua. Ah, Eufranta, c'è l'epido? Proviamo ad andare a spiare il Laido Lepido. E qui ci stanno i Garamanti. Ok. Allora, tu potresti essere anche levato. E noi dal prossimo turno iniziamo a guadagnare bene, ragazzi. Iniziamo a guadagnare bene. Dammi un altro Fromboliere Giudeo. Così abbiamo un tiro misto buono. E poi dopo direi che possiamo anche sfruttare un po' di Garrison. Cosa mi stanno reclutando questi? Degli arcieri greci. Che schifo gli arcieri greci. Mamma mia. Detto questo, ragazzi, per oggi ci fermiamo qua. Abbiamo eliminato tutti gli insediamenti dei Nasamoni. Quello che vorrei fare nel prossimo episodio è spingermi verso Gerusalemme. Spingermi verso Gerusalemme, così proviamo pian piano a riconquistare tutte quelle terre che un tempo erano del Grande Egitto. Io vi ringrazio, mi raccomando, supportateci con tanti like, condividete il video e, cosa più importante di tutti, tempestateci di commenti sotto, considerazioni, suggerimenti per quanto riguarda le strategie e anche magari un piccolo appunto su Marco Antonio. Lo dobbiamo sposare? Fateci sapere la vostra. Io vi ringrazio e vi do appuntamento nel prossimo video. Ciao belli!